Cosa c'è sotto la finestrella del cinecalendario dell'avvento di oggi? C'è Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, quello degli anni 70, quello con Gene Wilder. Sì, era bello anche quello con Tim Burton, però io personalmente sono legatissimo al film degli anni 70. Lo vedevo davvero tutti gli anni, perché fino a qualche anno fa era uno dei film di Natale preferiti da Italia 1, di solito. Ed è un film che è perfetto per le feste, perché ci sono tantissimi dolci e noi li mangiamo tutti durante le feste, perché ci sono tantissimi colori e la cosa più bella delle feste è quella di addobbare le nostre case con tantissimi colori. C'è quel filo di paura che si insinua in noi ogni volta che siamo felici, c'è quel filo di inquietudine, di angoscia grottesca e poi però c'è l'esplosione di gioia, come è giusto che ci sia in ogni film di Natale.